Il gatto e la volpe, in collaborazione con... Mamma, bastano questi bigodini e questa congiatura di cotonata? Guarda che il nostro successo è dato anche dalla tradizione. E questa la filosofia di ALS, nata dal felice connubio tra novità ed esperienza, tra originalità e saggezza. Il nuovo studio, affacciato sul mare a Francavilla, propone ogni genere di taglio, acconciatura e colore, da quelli classici a quelli più creativi. Qui puoi dedicarti anche a momenti di piacevole relax, grazie al centro estetico. Marinella e Alessandro, tradizione e innovazione, un duo perfetto per ogni stagione. Radio California presenta Il gatto e la volpe. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti vuole fregare. Il gatto e la volpe in modalità tifosi del delfino. In diretta per raccontarvi il Pescara, Marco Tontodonati e Luca Teseo. Buon venerdì! Ma sì, ben ritrovati! Eh sì, tutta questa cosa c'hai? Tutto questo entusiasmo. Perché sinceramente pure un po' di entusiasmo è la fine. È per la prima volta con noi dopo un anno di trasmissione. Mia, siamo quasi emozionati perché sempre al telefono. Gianfranco Semproni. Mitico. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Il nostro grillo parlante. Grillissimo. Il grillino. Ma sei un grillino? No, intanto io chiamo l'amico. Finito. Certo, allora io intrattengo il nostro grillo. No, non sono simpatici. Ci mancherebbe altro. Grande rispetto per tutta la politica. Sì. No, sono stanco, sono un uomo stanco, nel senso che non, questo paese mi ha deluso profondamente. Mi ha deluso nei giovani, mi ha deluso nella mancanza di rispetto verso le persone anziane. Adesso basta pensare che la TARES, che metterà il comune di Pescara, i conteggi se li devono fare le persone. Tu immagini una persona anziana. Che confusione. Che una cosa pazzesca. Cioè, tu mi dici quello che ti devo pagare, va bene. No, addirittura devo io sapere, oppure devo andare da un commercialista, non so usare i computer. Io comunque voglio dare un consiglio anche allo Stato, a tutti quanti. A noi anziani, a noi, perché mi ci devo mettere pure io, anche se ho 67 anni, ma mi sento anziano e sono vicino molto a loro. Fate una cosa. Facete come le fosse ardatine, fateci fuori a tutti quanti, così non pagate pensioni, non avete, cioè, non avete più problemi, perché così voi vuol dire che voi volete male a questa categoria di persone, che invece di tutelarle in un momento della vita veramente molto difficile, perché anche gli altri dovranno arrivare a questo stadio di cose e si renderanno conto di che cosa vuol dire diventare anziani, non riuscire a capire certe, diciamo così, nuovi meccanismi e via discorrendo, invece di facilitargli la vita gliela complicano con mille problemi. Comunque andiamo avanti, questa è la vita. Parliamo di calcio, ti ho lasciato perché sfogare, perché no, ma parliamo di calcio perché vogliamo parlare di calcio. Ma di calcio ci dobbiamo sfogare, perché siccome siamo arrabbiati anche questa settimana, noi torniamo e dedicheremo un po' di vaffa, così così. È partito così. E non è per chiamare l'ospite che abbiamo al telefono. Assolutamente no. Massimo Profeta. Ecco, io di solito lui ha anche il tappetino musicale. Quello non l'abbiamo trovato. Quello è bellissimo. Lo sogno anche di notte. È vero. Comunque, io. Ma abbiamo assistito al prologo di Amuso Duro? Praticamente sì. Guarda, Massimo, è un piacere avere. Io lo seguo sempre. Lo seguo sempre, Gianfranco. Ciao Massimo. È un piacere avere Gianfranco Semproni, che ho a 0 metri 0 e ce l'ho da posizione, vedo da posizione più che privilegiata oggi. No, allora io lo tocco, io lo tocco. Allora anche occhi posso negli toccare? Occhi. Aspetta, anche occhi negli occhi, sì, sì. Dove ti posso toccare? Sì, però fermo, se ne incaracchio sotto. No, lo sto toccando. No, mica per qualche cosa, perché lui ormai si è addormentato. Dorme, non vedi che sta a dormire, guarda. Massimo, no, che è contemplativo. Infatti l'ho sempre detto, lui l'ha detto, perché io ho messo il mio uccello al balcone, il mio uccello sta al balcone. Quale? Un uccello che l'ho messo al balcone, sì, mia moglie ogni tanto lo fa vedere, gli fa una carezzina, lui guarda le stelle, il tempo, perché ormai questo è proprio...
sono finiti i tempi duri, quando era, quando era il tempo di duri. Duri però sono sempre tosti, duri. No, 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 mo si è ammullato, madonna come si è ammullato. Tu pensi, una volta, guarda, sempre allerta sto, eccetera, eccetera. Poi ci mettono fazzolette di seta, non si alza, ma anche se le spiega. Ma mi ricordo nel 2003 quando abbiamo trascorso la vacanza insieme in Sardegna, eri proprio per la miseria. Mamma mia come stavi. Ha passato 10 anni, ha passato 10 anni. Siete andati insieme in Sardegna? 11, quasi 12. Avete dei trascorsi insieme voi due? Cosa ci nascondete? Massimo? Ma sì, diciamo di sì. Abbiamo fatto qualcosina, dai. Ne fate. Ne metringiate un po' di gente là. Anche perché, stavamo al mare, no? Stavamo al mare, quindi con questo mare meraviglioso, la Sardegna, lo sole, eccetera, eccetera, c'erano due ragazze di Brescia, ma belle veramente. Al che gli dico io, certo che la Sardegna, però, tanto per attaccabuttone, no? La Sardegna è bellissima, il mare, il sole. Sì, sì, il mare, il sole, tutto bello, però qua ci vuole l'uccello. Oh, e che te pare che non. E noi che stavamo ad aspettare la carrozza che passava l'indiana. Ah, quindi avete provveduto subito, poi ci mancherebbe altro. E che può aspettare l'indiana? Caro Massimo, questa cosa siamo andati anche al milionaire, anche al milionaire, sì. Okay, lì abbiamo lasciato il segno. Cioè, Massimo, più che segno, lei mi ha lasciato la porta perché c'è venuta lì. Cioè lui, no, ragazzi, lui scende dalla nave, dalla nave, io lo vado a prendere. Dovevamo andare la sera al milionaire, avevo prenotato tutto, eccetera, eccetera. In un certo momento mi presenta bella che una camicia fatto bene l'iniziale, lo pantalone di gabardine. Perché tu sei abituato a questi ambienti. Belle precise, invece Massimo c'è che le pantalone corte, un cappello, un cappello da mare, mi sono detto, allora ci ho detto la canna da pesca, dove l'hai lasciata? E ci siamo presentate e ci siamo presentati al milionaire così, che c'è pantalone corto, e con l'uomo ha detto, ma lei non si può entrare. Allora faccio, come non si può entrare? Che fa, non si ricorda di me? Il Conte Sembroni è 4-5 anni che veniamo di seguito, non ti ricordi nemmeno, è strano, ti sono lasciato pure 50 euro di mangio, ma che fa, quelli che pendono al corpo. E poi è finita a Taralluceville, siamo andati al Sottovento, un altro locale, perché là poteva entrare Sottovento. Non vi hanno fatto entrare, no, non ci hanno fatto entrare perché là le pantalone corte senza Massimo, e senza canne da pesca. Vai. Meno male che siamo allegri noi, perché domani giornata campale. E vai. Mamma mia, che tristezza. Perché campale, domani sarà una giornata di campana, perché ci vuole un battocchio là. Sennò è dura. Allora ragazzi, torniamo però ad un attimo di serietà. Allora Massimo, un po' difficile, lo so. Ma questo Pescara con 3 punti in ultima posizione, ma che tristezza. Immensa solitudine in fondo alla classifica. Credo che abbia fatto peggio però Ballardini nel 2006-2007, due punti nelle prime 6 partite. Confermo. Ma tu difficilmente Harry, quindi ricordo due punti. Però lì c'era un allenatore che era in viso allo spogliatoio, mi ricordo, quindi insomma poi fu non c'era solo lui, c'era un certo Ferrante, gente, ecco, bravo. Insomma sì. Ma sì, Massimo, ha lasciato il segno, gente. Un solco profondo. Allora Massimo, prova a darci qualche spiegazione ai nostri amici radioascoltatori, come Mike Bongiorno, hai sentito quello? Radioascoltatori, ai nostri amici. Mamma insomma, mia, ma perché questo Pescara non segna? Perché corre poco? Perché non fa punti? Perché? Perché? Io ti dico soltanto che, cioè, io mi sono fatto un'idea. La mia idea è molto semplice. Allora,
Noi abbiamo difficoltà a concretizzare perché non siamo cattivi negli ultimi 16 metri, e questo mi pare un fatto indubbio, evidente, palese, no? Sì. La stessa cosa dicasi però per la difesa, una difesa che commette degli errori marchiani. Uno su tutti, voglio andare oltre. Io, è chiaro che adesso sarebbe troppo facile gettare la croce addosso, insomma, a Pesoli. Chiaramente Pesoli lo sa benissimo che non è al meglio della condizione, no? Perché è un ragazzo che comunque una sua carriera, tra l'altro rispettabile. Sì. Quindi però al di là la professionalità ti dice che se io non sto bene, no? Con il fischio, devo dire all'allenatore, sono autorizzato, se voglio bene alla squadra, guarda mister, che io non sto in condizioni e quindi pertanto è meglio che giochi un altro. Ma io non parlavo di condizioni fisiche, non sta dando quello che vorrebbe, ecco, in questo senso. Io non so se è una condizione fisica, quindi, psicologica, non lo so. Quindi mostra come uno sturdillite, insomma, questo. Io vado oltre, Gianfranco. Secondo me, questo è, per carità, io non sono depositario della verità, però studiando un po' la partita, come abbiamo preso i gol, secondo me, al di là degli errori dei singoli, che sono evidenti, perché ha sbagliato anche Fiorillo, non ce lo dimentichiamo, dire che sono Pesoli, anche Fiorillo ci ha messo del suo. Io dico che la nostra fase difensiva non è impeccabile, cioè gli errori dei singoli sono la logica, non dovrebbe essere logica, però la diretta conseguenza di una fase di non possesso che non è irreprensibile in questo momento, tant'è che ho fatto la domanda proprio l'altro giorno in conferenza stampa, martedì scorso, all'allenatore, e lui mi ha detto sì, effettivamente non abbiamo un equilibrio tattico che dovremmo avere, cioè non abbiamo quell'equilibrio che avevamo all'inizio della stagione in precampionato e anche nelle prime due partite, ecco, se vogliamo, contro il Trapani. Ecco, quindi bisogna secondo me migliorare in questo. Poi è chiaro, i singoli non devono fare errori come quelli che abbiamo visto fino a questo momento, perché se poi dopo ci metti anche, voglio dire, queste gravi omissioni che ormai si ripetono a cadenza settimanale, diventa tutto più difficile, ma anche perché poi crei molto e non segni, e questo è il punto, che se segnassi magari sì, prendi gol, però segni, alla fine fai un gol in più degli avversari, questo è poco come sicuro. Invece c'è una difficoltà a concretizzare. È altrettanto evidente che ogni volta che la palla viene dalle parti nostre, insomma, le parti della nostra area di rigore, succede sempre qualcosa. Quindi secondo me è una fase difensiva da registrare. L'allenatore dice che effettivamente è così, oltre naturalmente a qualche singolo che deve ritrovare la migliore condizione, questo è poco ma sicuro. Consentimi, Massimo, purtroppo io queste prime sei partite, no? Giudichiamo le partite. Le prime cinque, praticamente il Pescara ha corso male, correva male, ha giocato mezz'ora, massimo mezz'ora, io dico nei 90 minuti, perché basta pensare al possesso palla, se uno giocasse per il possesso palla 25 minuti, tu giochi 50-60 minuti e quindi pertanto la squadra è reattiva e qualche occasione ci può stare. Io quello che ho visto, una male condizione di tutti i giocatori per le prime cinque. Quella che abbiamo giocato a Catania, io ho visto un grande Pescara nel primo tempo e un ottimo Pescara nell'ultima mezz'ora, a parte i 15 minuti del Catania. No, però c'è stata anche la mano dell'allenatore, cioè Cussù è peggio di Ivo il Tardivo, per fare una sostituzione gli dà suonare le piattille in bacio alle rette, le piattille, porco Vinci, ma le piattille, ma per forza, tu un certo vento stai vedendo Ivo, che come si chiama Pires là con lui che te lo nomi strada Apel Pires, sta camminando a mezzo lo campo, al decimo minuto del secondo tempo sposta Guana al centro del campo e mette dentro Nilsen, mette un altro centrocampista, aumenta la forza, vedi che il nostro ragazzo Melchior l'hanno trinciato come lo sale, l'arbitro ha fatto fare il comodo loro alla Catania, altro fenomeno Cussù, ma io non mi voglio appellare agli arbitri, ci mancherebbe altro, perché sennò noi non dobbiamo essere condizionati. Che fa? Non lo toglie, mette dentro, invece di mettere come so con lui, perché i nomi sono tutti un po' strani quest'anno, mi mette dentro 10 minuti, 7 minuti dalla fine, capito? Uno che poco le figure, bel fisico stupendo, però mo ci sta lo periodo della live, va con la live, con le figure, lo pallone, è un'altra cosa, non è che tu là sti palo io carreghi per la gente, la chip rispetto all'andero, non è così. Il calcio è un'altra cosa, è dialogo, sono scatti, fraseggio, velocità di pensieri e di esecuzione, quindi pertanto uno che non può giocare a pallone, non può giocare, quindi sono stati anche da parte dell'allenatore molti errori, anche in questo, e tu fai la sostituzione a 6-7 minuti alla fine, ma che cazzo cambia? Non cambia niente.
Non cambia assolutamente niente. Ma no, Massimo, le tappa prima. Ma no, noi soffriamo. No. Sai, Massimo, tu sei un giornalista, sei molto più obiettivo. Sono Franco più è tifoso. Sei più distaccato. Ma noi tifosi, quello che gli batte il cuore, capito? So, quando separazione. Ma non è semplice, capite? Quando tu dici, ma che cazzo fa questo? Non impara la sostituzione. La Madonna. Io lo sai che dico, Gianfra, una cosa sola, che quando ci sono questi momenti, diciamo, in cui la squadra non riesce a trovare, insomma, la via del successo, tu non devi subire gol. Il problema di questa squadra è che nelle ultime 5 partite ha subito 10 gol, cioè una cosa ma per errore dei singoli. Per errore dei singoli e della disposizione difensiva. Ecco, non è solo errore del singolo, quello che io mi sono permesso di dire, è una questione anche di equilibrio tattico, perché chiaro, poi c'è l'errore del singolo, ma l'errore del singolo è la diretta conseguenza dell'equilibrio tattico che adesso non è impeccabile, cioè lui deve ritrovare quegli equilibri che c'erano all'inizio della stagione, quando chiaramente eravamo in precampionato, sì, certo era calcio d'agosto, però in quel momento la squadra aveva una sua compattezza, adesso purtroppo non ce l'ha più, e non parlo di gioco, perché il gioco, il mio punto di vista è che poi diciamo identico a quello che hai detto tu, insomma il pensiero credo che coincida sul piano del gioco. Questa squadra, a questa squadra non si può rimproverare nulla, perché comunque crea occasioni, quindi vuol dire che il gioco c'è, infatti. Oh, ma il gioco c'è, il gioco problema c'è. È che tu subisci, cioè alla prima difficoltà questa squadra purtroppo si scioglie come neve sempre al sole, così è pazzesco, è la verità, purtroppo è questo, detto, quindi è lì che bisogna intervenire, se poi a Catania tu hai subito gol e hai prodotto una grandissima reazione, questo è poco ma sicuro. Nel secondo tempo, a mio avviso, hai subito quel gol evitabilissimo, poi per 30 minuti il Pescara non l'ho visto benissimo, se non nel finale, quando magari la reazione d'orgoglio ha sortito quelle due occasioni, anzi quella occasionissima, anzi devo dire anche l'occasione di Bianna son di testa, perché Bianna purtroppo non è non per niente concreto più a segnare, e non quello è un altro più problema. Però anche al Melchior non l'hanno fatto partire più, c'è stato quello Spolli, la massacrati, gli ha passato proprio sotto come un carro armato, perché l'arbitro ci sono stati episodi, cioè, ma questo non per giustificarli, però tu devi essere perciò questa squadra gli manca anche l'equilibrio di saper razionalizzare, capito, lo sforzo nei 90 minuti, non che tu mi spiri. Mi parti come un razzo, ma arrivi come un cazzo per 10 minuti. Ma no, è la verità. Qua non è questione di dire qualche parolaccia in più, ma per far capire che quelli pirti sempre sparate e dopo non vi niente. No, ma io sono d'accordo con te, cioè la cosa che secondo me la difficoltà che vedo in questa squadra è che non riesce a gestire i momenti di difficoltà nell'arco dei 90 minuti, cioè c'è un momento difficile, purtroppo non lo sa gestire, e questo secondo me è un punto debole da eliminare al più presto, perché sennò è chiaro che le partite poi non le vinci mai, e soprattutto non devi subire gol, cioè 10 gol nelle ultime 5 partite sono una enormità. Massimo, la panchina, tu da pure strillà. Da dasci le corde vocali da fuori, da dasci chi ci fa essere, torna dietro, va avanti, dai una scena massata, fa che cosa? Sai cosa diceva? Non mamma lo vedo, non te lo vedo. Te la faccio ricarzamini. Ricarzamini da dasci fuori, non lo vedo mai. Lo vedo con questa sua plomb all'inglese, come di. Mi è piaciuto per esempio che ha portato la squadra sotto la curva, quei pochi tifosi che sono andati meravigliosi, hanno sbaffato tutti quei chilometri, quello è stato un gesto bellissimo che io apprezzo moltissimo da tifoso, però al di là di questo questi giocatori devono capire che indossano una maglia bianca-azzurra, che hanno una tifoseria che ha una grande dignità, cioè noi siamo una tifoseria rispettata, ma molto rispettata, e io ve lo posso dire tranquillo che quelli ci sono fatti a cazzotto la mattina alla sera, state tranquilli che ve lo dico proprio per iscritto, ve lo metto. Ci rispettano moltissimo, solo che purtroppo da 2 anni, 3 anni a sta parte stiamo a fare certe figure, è la miseria, è una cosa pazzesca, non riusciamo a far quadrare il cerchio, e non va bene così, quindi pertanto anche perché quest'anno mi sembra un organico all'altezza, io non sì è all'altezza, ma non sono i nomi no, noi praticamente sì, gli mi date la Ferrari che le ha lettone, però sta Ferrari ne imparte. Io credo che la società parte. Alla società davvero non si possa rimproverare nulla, ma non mi metto neanche nei panni della società se dovessero venire altri risultati negativi. Grattiamoci le testuggini, perché è meglio la prima cosa, è la meravigliosa. Grattiamoci.
Gianfranco, sì. Da quello che mi risulta, tra l'altro, anzi credo che insomma questo sia anche, voglio dire, possa essere provato, non sto dicendo, non è una mia opinione, però mi risulta che l'allenatore sia stato accontentato in toto nelle sue richieste, quindi allora, a questo punto veramente, cioè, Massimo, purtroppo dobbiamo chiudere, lo so il che tempo strisce, tempus fuggit, grazie Massimo, assolutamente, assolutamente. Questo mi fa piacere. Siamo dei bravi alunni. Ciao, un abbraccio, grazie Massimo. Un saluto. Alla prossima. Ciao, ciao Massimo. Dica. Sì. Ciao Gianfranco, un bacio in bocca. Musica. No, perché come no? Massimo, perché scusa, però Massimo, un bacio in bocca, dammi la lingua, mannaggia. Che orrore! No, perché in questa nudia sti fracioni, belle grossi e cavoccioni, e tu che no, sei una froceria, che c'hai da dire, come gli giocatori di Simonella, aveva fatto una squadra con una frociera. Ciao Massimo, ciao. musica, mamma mia, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere, devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita, in gioco c'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai, forse meglio perché no, tu che ne sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea, la vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare, come la luna va. Non ho barato né beffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. Uno su mille ce la fa, ma come dura la salita, in gioco c'è la vita. Tu non sai che peso ha questa musica leggera, ti ci innamori e vivi, ma ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto, nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto, tu sorda, io ero muto. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere, finché non suona la campana. Queste sono parole che a Gianfranco non è che piacciono di più, Ma io vi posso dire che quando è uscita questa canzone, quanti anni è, quanti anni saranno? Una ventina d'anni. D'anni, bravissimi. Io regalai questo disco a mio figlio Igor, che amo profondamente, ti voglio un bene della Madonna, e che conosco, grande Gianfranco, grande Gianzi, chiedi questo disco meraviglioso. Grazie, ci associamo, grande Gianfranco, ci associamo. Chiedo scusa. No, ci mancherebbe, no, è bello perché siamo così spontanei. Soprattutto tu sei una persona, forse ti amano, e ti amano davvero, possiamo dire, in tutto il mondo, perché adesso con YouTube, con Facebook, sappiamo che hai contatti davvero in tutto il mondo, e loro hanno capito che tu sei così, sei genuino, quello che pensi, dici, quello che provi,
fai vedere come in questo momento. Senza maschere, assolutamente così. Non hai nulla da nascondere. Quindi tutte le volte che sento questa musica mi sconvolge la mente in tutti i sensi, in positivo chiaramente. Certo, certo. Nei confronti di mio figlio, chiaramente. Allora riprendiamo. Dovremmo avere Che tempo può fare domani? Vediamo un po', per quelli che arrivano. Abbiamo il figlio di Bernacca, il piccolo, c'è secca sempre Gianfra, c'è secca sempre Bernacchino. Giovanni De Palma, che Dio lo benedica, il mitico Giovanni De Palma. Buonasera Marco, buonasera Luca, e un saluto personale, un grande abbraccio al grandissimo Gianfranco Semproni. Ciao, grazie. Cioè tu non puoi fare niente, no. La notizia su qualcosa, se si alza, non si alza, non c'è speranza, insomma, non c'è speranza. Lui è un meteorologo. Un meteorologo, va bene. Vabbè, però avere tante, capite, un traumaturgo. Non è un veterinario che si occupa di uccelli, però, No. Cioè aveva qualcosa in più, un potere, capite, che dice alzati, comunque, vabbè. Scherziamo chiaramente. Allora, Giovanni Carissimo. Allora, sabato cosa succederà a Pescara? Come andiamo a vedere? Anzi, come andranno? Perché io sarò in studio. No, Luca andrà allo stadio. Io sto sempre lì a bordo campo. È vero. Sempre lì. Cosa succederà? Guarda Marco, diciamo che c'è un po' di instabilità al mattino, ma io credo che durante la partita non ci dovrebbero essere problemi, se non qualche annuvolamento, insomma, nel pomeriggio. Quindi al momento, insomma, non niente vedo ombrello. Particolari situazioni che possono far pensare a un rischio pioggia consistente. Diciamo, adesso dobbiamo pensare l'unica cosa a vincere, non c'è altra soluzione. Questo penso io. Vabbè, quindi il tempo, insomma, siamo tranquilli. Il Pescara deve vincere. Ma tu ti sei fatta un'idea, Giovanni? Deve lottare, deve vincere, perché manca solo la vittoria a questa squadra. Manca solo la vittoria. Se mi concedete anche un'altra cosa, spero che in questa partita, guarda, lo dico da tifoso, sempre da tifoso, spero che si cambi qualcosa in difesa. Insomma, voi avete capito di chi parlo. Ma sicuramente. Stiamo parlando ormai, da 20 minuti. Ormai sicuramente non ci sarà. Però anche tu. Vedi, noi vogliamo questa vittoria. Ma poverino, però a me comincia anche un po' a far pena. Ci sono capito, però la squadra e la maglia è più importante. Mi dispiace, giocatori, presidenti, Marco, passano a tutto, però Gianfranco, tu che dici? Io penso questo. Diciamo, non reputo un giocatore, insomma, è un buon giocatore. Parola di Dio. Quando commetti errori, continui a commettere errori, è giusto che magari, insomma, riposi un pochettino e dai spazio a chi ovviamente è più in forma. Io penso questo, insomma, sì, deve giocare qualcun più altro giusto, al posto suo. Anche perché, lo ribadisco, abbiamo giocato le prime due partite ufficiali, diciamo, con una difesa totalmente diversa, non abbiamo preso gol e abbiamo vinto, insomma, quindi perché non tornare a quella situazione? Insomma, io penso che sia giunto il momento comunque di cambiare di dietro, e spero che ci sia, adesso non so le ultime notizie, spero che ci sia Melchiorri in campo. Non lo sappiamo ancora, molto difficile. Vedremo. Speriamo. Va bene, Giovanni. Grazie, Giovanni. È sempre un piacere. Ciao Giovanni. Grazie, ciao. Grazie. Allora, prima di chiudere con Gianfranco, allora andiamo dai Negramaro, perché la scelta Gianfranco, meraviglioso, perché meraviglioso è il nostro amore verso il Pescara. Ce l'ascoltiamo in religioso silenzio. Eccola qua. Vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti ha
hanno inventato il mare. Tu dici non niente, ti sembra niente il sole. Meraviglioso, questa è una canzone. Dire che è una musica fantastica del grandissimo, grandissimo Domenico Modugno. Domenico Modugno, un uomo incommensurabile proprio. Però loro, ha fatto tante canzoni meravigliose. Loro sono stati bravi, non l'hanno affatto rovinata. No, sì, no, perché l'hanno valorizzata con questa cadenza, anche perché ti dà l'entità di quanto sia meravigliosa la vita. La donna, il sole, il mare, la vita, il Pescara, certo. Pescara, la maglia bianca azzurra, certe volte non so, la gente come giudica, per esempio, quando dici le sensazioni del vero tifoso, senti, batte il cuore come se tu andassi al primo appuntamento della prima tua ragazza e vedi scorrendo. Quella è la sensazione che sente un tifoso, capite? Un poco, questa è una risposta ai tanti che poi salgono sul carro dei vincitori, no? E quando si vince, che ti dicono: ma ancora appresso Rupiscarevi. Sì, sì, ma sempre cazzate. E poi quando c'è il gol è un orgasmo, no, praticamente. Io purtroppo, guarda, c'ho una reazione pazzesca. Quando vado fuori casa, a Nocera si vi racconta una cosa pazzesca. La cazzuttiata, insomma, signor Cinquetti da 50 metri, 55 metri, certamente parte sta palla, una botta, un missile terra-aria, entra dentro l'incrocio dei pali. Io stavo in mezzo a quelli di Nocera, capisci? Era l'anno che poi siamo tornati in Serie A con Angelillo, e non so poter stare la gol, perché, capito, anche per rispetto a loro sono fatto come Fandozzo, siete sotto l'Ubagna, siete sotto l'Ubagna, perché mi stava a scoppiare il cuore. Gol, ma porta, ma 3-4 minuti, ma strilla, ma porta, quando mi sono scaricato sono uscito fuori, ci stava una quarantina di persone di tifosi. Allora tu sei, capisci, da pescare, oh, e se mo mi dici come un barbiere di Siviglia, una alla volta, per carità, paura per niente, se una la voto non c'è problema. Comunque mo ve lo dico, cacchetone le facci cascare, 2-3, mica tante, 2-3. Invece poi stranamente, vedi che cos'è l'amore, il tipo, certo. Uno dei più grossi di loro, insomma, dice: guarda, tu sei simpatico, si fregni, capito? Mi hanno portato con loro la sera insieme a Boccucci, perché eravamo andati abbiamo passato una serata meravigliosa. Che bello, per dire che cos'è anche il tifo, certe volte l'aggregazione non è quella cattiveria che c'è oggi. Comunque, certo, dovrebbe, cose stupende. Cioè, uno non può immaginare, ecco, immaginate questa canzone e immaginate questo è il tifoso, il vero tifoso che sente un amore pazzesco per la maglia. Ma poi erano anche altri tempi, perché Gianfranco, io ho iniziato a seguire Pescara a fine metà anni 70 con mio padre, eccetera. 70, cioè, anni 70, quindi diciamo che 76 siamo andati in Serie A con Cadè. Ero a Bologna, ma c'ero 6 anni. Era la prima Serie A quella con Cadè. Sì, già tu 6 anni, io forse avevo 11 anni. Però c'è da dire questo, io ricordo allo stadio, non c'erano né divisori, le tifoserie comunque stavano a contatto. Poi tu schiaffato uno ci poteva pure stare, ma non succedeva niente. Sì, c'era tutta questa aria di guerra, vabbè. È cambiato altri tempi, altri tempi. E a proposito di tempo, purtroppo il tempo è tiranno, e dobbiamo chiudere, caro Grillo Parlante Gianfranco Semproni. Grazie a voi. È stato un piacere averti qui. Piacere tutto mio, grazie per tutti a tutti i telespettatori. Speriamo che vi siete divertiti nell'ascoltarci. Ripeteremo più in là anche questa esperienza. Beh, lunedì e martedì sarà con noi Gianfranco, e che abbiamo Geremia Mancini, e poi parleremo della situazione degli orsi. Degli che è successa orsi, una cosa. Si sta ascoltando. Va bene. Ragazzi, mi raccomando, domani maglia sudata, assolutamente maglia sudata. E... sì, ma non con discernimento, cioè bisogna correre ma con testa, sudare, cuore e gambe, bene, sudare bene, non bene. Correre tanto per correre, insomma, questa è la cosa importante, stare attenti. E caro Sansovini, stavolta Armana Sec, per piacere, poi ti auguriamo tanta fortuna, tanta però con gli altri squadre. Con le altre. Doping, 10.000 gol, doping però, doping. Ciao a grazie tutti, a un tutti. Abbraccio. Arrivederci. Ciao. A tutti. Ciao. Gatto e la Volpe, in collaborazione con... Mamma, bastano questi bigodini e questa congiungere popolare.
Guarda che il nostro successo è dato anche dalla tradizione. E questa la filosofia di ALS, nata dal felice connubio tra novità ed esperienza, tra originalità e saggezza. Il nuovo studio, affacciato sul mare a Francavilla, propone ogni genere di taglio, acconciatura e colore, da quelli classici a quelli più creativi. Qui puoi dedicarti anche a momenti di piacevole relax, grazie al centro estetico. Marinella e Alessandro, tradizione e innovazione, un duo perfetto per ogni stagione. Radio California ha presentato Il gatto e la volpe in modalità tifosi del delfino. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, in noi ti vuole fregare. In diretta per raccontarvi il Pescara, Marco Tontodonati e Luca Teseo.